Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere qualche creazione scrap che ho fatto ultimamente. Ho ripreso molto lentamente perché sono stata aggredita da una discopatia, quindi non posso stare molto seduta e insomma nemmeno in piedi a dire la verità. E quindi è andata un po' così, quindi poche cosine. Vi faccio vedere prima una card che si apre, cioè in questo modo qua, eccola qui, se riusciamo a farla, eccola, una Isel card, cioè si chiama così, vabbè adesso non rimane perché l'ha chiusa, eccola qua, rimane ferma, niente, è semplicissima, è una collezione, la carta è di una collezione della DCWU. Insomma, non so come l'ho detto, caffè mediterraneo mi sembra, sì. E poi ho messo una semplice fustellata della macchinina di Tmall's, qualche bandierina così, una scritta fustellata, un bottoncino, molto semplice, però è carina. E poi un'altra, diciamo che questa l'ho vista in un video di una scrapper americana, mi è piaciuta, l'ho voluta provare, cioè lei aveva altri fiori, vabbè, e ho messo degli, prima ho fatto delle timbrate con lo stesso fiore, però non i colori diversi, con lo stesso tampone, quindi prima è uscita una timbrata più nitida e poi è andata a sfumare senza inzuppare di nuovo il tampone. Poi ho fatto delle timbrate, le ho fustellate, le ho messe col biadesivo spessorato, vedete una scritta qui. Anche questa messa col biadesivo spessorato, niente, molto semplice. Beh, dentro devo aggiungere un cartoncino bianco per scrivere qualcosa. E queste sono le creazioni più semplici. Passiamo ora alla creazione poco più elaborata, che è questa, una stationery book. Questa l'ho fatta seguendo il video di Delia, Fantasticarta, quindi con le sue misure in centimetri, però mi sono riproposta di provarla anche con le misure in pollici perché voglio vedere se cambia qualcosa, insomma, se mi trovo meglio. Allora, la collezione di carte è questa qui, bellissima. Questa qua. Ci sono dei fogli double, come volete chiamarli, altri glitterati, questa è troppo carina, insomma, eccola qua. La collezione è questa, l'ho acquistata nel negozio Hobbyland Fantasia Creatività, che è un negozio fisico che c'è da Semini, ma vende anche online, quindi se... Vi metto magari il link del negozio giù nel box, così potete dare uno sguardo a molte cose carine. E sta continuando a portare anche altro materiale perché è appena aperto. E dunque, che cosa ho utilizzato? La carta l'abbiamo vista, poi per la chiusura ho utilizzato una fustellata della Casey Art, che è questa qua. Ve le faccio vedere così se a qualcuno interessa può cercarle e acquistarle. Queste sono molto carine, queste fustelle. Si presentano così. Questa ne ha due, due tipi. Eccola qua, una è così e l'altra è così. Io per la stationery ho usato questa un po' più piccola, però sono carine tutte e due. Questa mi piace di più, però era troppo grande per usarla in questo progetto. Poi che cosa ho usato? Ho usato un border punch di Martha Stewart, che è questo, molto bello. Poi delle fustellate in gomma crepla con un piccolo brillantino, per quello ho usato questa fustella qua che tutti conosciamo, strausata. E niente, dietro è così. Ho messo un semplice nastrino, ho attaccato con la colla a caldo, poi si apre in questo modo, eccolo qua. E l'ho strutturata così,
Dunque, più che altro con delle targhette, perché è pensata per, più che altro, insomma, anche come ricettario oppure per annotazioni, visto che molte ragazze adesso si fanno i prodotti da sé e quindi ho pensato, ma perché non fare una specie di stationery, così giusto per annotare le piccole ricette, anche se non sono di cucina o altro, altrimenti da tenere sulla scrivania per piccoli appunti. Nella parte più larga ho messo queste targhette qui, sempre col cartoncino in tinta unita, e poi ho messo dei ritagli che mi sono avanzati dalla carta. Ah, la carta è 6x6 pollici, come dimensione. Ho alternato un po' i colori, qua sono sfalsati, questo è un color crema, poi ne ho messo rosa, qua è molto forte, ma è un rosa tema. Questo è un viola, voi lo vedete più sul blu. E poi ho messo queste presine qui. Sono sempre delle fustellate e delle Franulis. Poi ci sono le targhette intermedie, che sono queste qui. Semplici, semplici. Ho tagliato il quadrato con la taglierina e poi ho stondato gli angoli. E con qualche avanzo ho panciato con quei punch piccoli piccoli che avevo preso dalla Cina, mi erano arrivati dalla Cina, e questi fiorellini. E così ne ho messo anche un bel po'. E poi queste tag qui che sono troppo carine, veramente molto come sono fatte. Queste le ho, ecco qui, intanto non sto facendo. Queste le ho fustellate con questa fustella. Sempre della Sizzix, il codice è questo 65 85 26. Questa è la fustellata della tag più piccola, perché la grande è un bel po' più grande, e ho messo anche un bel po' di queste. Poi giù ho preparato un quadernino fatto da me con dei fogli, ho stondato gli angoli e niente. Ho fatto la copertina sempre con la stessa carta. Oh, mi sono bruciata nel forno. Abbiate pazienza. Un dolore atroce perché non si rimargina, tocco sempre l'acqua. E qui ho messo una fustellata del calamaio, sempre della Sizzix. E qua della, come si chiama? Vabbè, della penna antica. Ho fatto una semplice bustina piccolina. Questa bustina l'ho creata con l'envelope punch board, molto semplice, ma si può fare anche a mano. Poi qui ho messo dei ritagli di carta, ho coperto diciamo la copertina, sì. E anche qua, questo, il calà, non la penna, diciamo, come si chiamano? E qua l'ho lasciata libera in modo tale da creare una chiusura. E niente, ho panciato i bordi, tutto qui. Si chiude in questo modo. E questi sono i miei lavoretti semplici di scrap. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se avete dei consigli da dare. Non lo so, sono sempre ben accetti. Io vi saluto e vi lascio al prossimo video. Ciao, grazie a tutti gli iscritti, ai nuovi e ai vecchi. Ciao a tutti.